Benvenuti cari appassionati, immagino che siate ansiosi come noi di vivere la magia di questo trofeo e come i giocatori che scendono in campo per giocarselo al massimo delle loro possibilità, anche voi sarete eccitatissimi. Chissà cosa si saranno detti negli spogliatoi, quali incoraggiamenti si saranno scambiati, quali paure avranno condiviso. Il ricordo della scorsa edizione e del trofeo che si alza è ancora vivido. Ma ora è il momento di pensare al presente, di affrontare già la prima partita con un unico obiettivo. Quest'anno, amici, la Coppa l'alziamo noi. Che complesso magnifico. È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. L'attesa è finita, accomodatevi in poltrona, perché il calcio che conta torna finalmente con un nuovo appuntamento. È lo spettacolo che nessuno vuole perdersi. I 22 in campo dovranno scrollarsi velocemente di dosso la tensione della partita inaugurale. È del tutto normale, ogni grande avventura inizia con un bel po' di nervi tesi, ma una volta in campo conterà solo la conquista dei 3 punti. Tutti concentrati e la partita ha inizio. Cerca di servire il compagno in avanti. Qui cercherà il tiro. Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Avanza deciso. C'è fallo. Palla verso la porta. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Nel calcio di oggi, ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Può provare! Molto buono il dribbling, tiro rivedibile. Aveva fatto tutto bene, forse però è arrivato un po' stanco quando ha tirato. Ottima pressione la sua, palla recuperata, la gioca in profondità. Colpisce! La sua conclusione manca lo specchio della porta. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere, ha fatto bene a provarci. Trova il compagno in buona posizione. Allontana il pallone. Hanno già riconquistato palla. La gioca a sinistra. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare. Tenta la conclusione.
Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Alla peggio nello scontro di forza. Prova la soluzione in fascia. Scatta verso il pallone. E passa! Un intervento impeccabile! Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. La mette sulla sinistra. Non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in area, la loro azione si conclude qui. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Scodella in avanti. Copertura attenta, hanno letto bene la situazione, non li hanno fatti passare. Mezz'ora di gioco già in archivio. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Bella apertura. Prova a tirare. E il portiere dice di no. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. La prende piena. Non trova la porta. Beh, la caparbietà non gli è mancata. Con vari difensori addosso non poteva fare molto di più. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Occhio al tiro! Si sblocca il risultato! Una conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. E il risultato si sblocca, 1-0. Una rete importante che costringe gli avversari a reagire. Ora la partita si farà più avvincente. Provano a ripartire da dietro. Lungo passaggio in avanti. Occasione per il contropiede. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Ha la possibilità di andare... Colpisce il pallone! Ottimo dribbling. Cerca lo spunto. Occasione. Bella parata. Pallone lungo in verticale. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Le squadre stanno tirando il fiato. Come giudichi il loro primo tempo? Credo che il risultato rispecchi i valori visti in campo. Meritano il vantaggio perché hanno giocato con più convinzione là davanti. Adesso non devono commettere l'errore di chiudersi in difesa. 1-0 al termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa.
Ecco il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza. Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Mette in mezzo il traversone. Poteva essere un gran pallone, peccato, questione di centimetri. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Recuperano il possesso del pallone. Bel passaggio di ritorno. Riceve la prova, il portiere si oppone. Tentativo in avanti, lungo. Passaggio sulla destra. Numero! Ed ecco il cross. Riesce ad intercettare. Sulla destra. Cerca di lanciare il compagno. La loro manovra offensiva punta tutto sui cross in area. È una strategia efficace, ma credo dovrebbero variare un po' il loro gioco. Può essere una soluzione per i minuti finali, quando cerchi il gol disperatamente, ma non può impostare tutta la partita su un'unica soluzione. Anche perché le fasce laterali si possono sfruttare in molti modi, per puntare gli avversari, per creare spazio al centro per gli inserimenti. Non puoi rischiare di diventare monotono e prevedibile andando sempre sul fondo per cercare questo cross che ormai sta diventando inutile. È vero, Luca, sono d'accordissimo con te, bisogna cambiare qualcosa. Riceve un pallone interessante. Opportunità di ripartire. Alza la palla in profondità verso un compagno. Si libera la grande. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Il giallo sembra la risposta adeguata e infatti è così. Evidentemente non trova giusto il cartellino, ma dovrà controllare la sua reazione e misurare anche le parole. In questi casi è facile lasciarsi trasportare. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Prodezza assoluta! Una giocata perfetta! Hanno reagito benissimo. Il pareggio mi sembra assolutamente meritato. Un'esecuzione perfetta! Tecnicamente perfetto, non c'è che dire. Ha messo la palla esattamente dove voleva. Si riparte, di nuovo in parità. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta. Eccone la prova. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Ci mette una pezza, intervento provvidenziale il suo. Palla in avanti verso il compagno. E passa, prova il tiro, la mette in rete. Rimettono la testa avanti, che partita! Impressionante, un gol d'accademia, da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Per fare un gol simile ci vuole tecnica e velocità di pensiero, veramente fantastico. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto.
Il portiere la spedisce su. Bella palla, deve approfittare. Ecco il tiro. Questa era un'ottima occasione per aumentare il vantaggio. Sarà amareggiato. Con il gol avrebbe messo al sicuro il risultato. C'è la palla lunga, in avanti. In questa azione è mancata un po' di inventiva, forse cercavano lo spazio per affondare, però non l'hanno trovato. Scatta verso il pallone. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. A sinistra con il passaggio. Prova ad andare via con eleganza. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Ai ai ai, qui c'è troppo nervosismo. Il giudice di gara deve imporre l'ordine adesso, subito. C'è il colpo di testa! Beffa l'estremo difensore! Hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto. Un ottimo colpo di testa, ma bisogna dire che la punizione era veramente perfetta. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Riceve in ottima posizione. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Pallone lungo, in verticale. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Decidono di giocarla all'indietro. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Non c'è più tempo, finisce qui. Non è l'inizio che avevano sognato, ma almeno non è una sconfitta. Adesso bisognerà lavorare duro per la prossima sfida. Invece, la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Beh, Fabio, sicuramente...